tutorial di oggi è dedicato a preparare la pagina di aprile, quindi quella pagina che avevamo preparato in marzo e ci eravamo parlati di equinozio di primavera, di cambiamento di primavera. Adesso è arrivato il momento di preparare aprile. Aprile che quest'anno vede anche la Pasqua, quindi di nuovo un momento di rigenerazione, di cambiamento, di nuove idee, di voglia anche di stare all'aperto, di connetterci con la natura. Per questo motivo ho cominciato a preparare la mia pagina. Voi sapete che io uso i vecchi pezzi di agenda, a gessarla leggermente, a mettere un po' di colore e anche dare questo effetto che a me piace molto, un po' vintage, passando i bordi con il timbro. Poi su qua questa volta ho deciso di utilizzare i tovaglioli perché voglio una cosa che sia abbastanza soft, perché man mano che si va avanti nell'agenda le pagine si riempiono e quindi ho bisogno di cose che non facciano troppo spessore. Voglio parlarvi di una piccola tecnica, che è la tecnica del collage con i tovaglioli. Vi faccio vedere due esempi già realizzati, vedete? E soprattutto vi faccio vedere il supporto che io ho utilizzato. Si tratta di una carta da imballo, era dentro in una scatola di biscotti e mi piaceva questo texture un po' lucida, un po' particolare, e su quello, come vedete, ho incollato due tipi di tovaglioli differenti, quindi questi con le farfalle e questi con le rose. Adesso vi faccio vedere il tovagliolo che ho scelto invece per la mia pagina e poi vi spiego la tecnica, che è piuttosto semplice. Che cosa vi serve per questa tecnica? Dei tovaglioli di cui vi piace il disegno. Io ho scelto questo con le rose e quest'altro un po' più particolare con una ragazza seduta tra i fiori oppure sul fungo. Poi vi serve una colla. Io uso la Mod Podge, però vi dico subito che potete tranquillamente, ed è quello che vi consiglio, di usare il Vinavil diluito, anche perché io anche la Mod Podge la diluisco. Vedete, ho preso un vasetto e ci metto dentro 2/3 di Vinavil e 1/3 d'acqua. Fate le debite proporzioni e deve essere avere questa liquidità, vedete? Quindi non troppo liquido ma neanche troppo spesso. Perché? Perché i tovaglioli sono delicati e c'è bisogno davvero di molta delicatezza per lavorarci. E ovviamente un pennello. La cosa importante da fare è prendere un angolo e aprirlo. Proteggo sempre il tavolo dalle colle, quindi qui adesso metterò il mio foglio. Io il foglio che tolgo dal tovagliolo lo tengo perché a volte io ci faccio su dei disegni e poi posso usarlo ancora per incollare. Quindi il vantaggio del riciclo è che non si butta via mai niente. Una volta che avete il vostro tovagliolo, potete iniziare a incollare. Ve ne faccio vedere un pezzo che avevo già tagliato, perché vedete che in questo modo togliete il vostro pezzo e avete la parte da incollare. Una volta che ho il mio pezzo, adesso qui io ve ne faccio vedere solo un pezzettino
piccolino, lo stendo bene, prendo la colla e con molta delicatezza, partendo da un pezzettino, un angolo, incollo così, lo fermo e poi mi preparo e vado avanti. Non solo, vi consiglio anche di ripassare poi dall'esterno ciò che avete incollato. Quindi prima incollate tutta la parte, pezzo per pezzo, non fatelo tutto insieme perché poi vi rischia di far le bolle, e poi passate anche l'esterno. In questo modo ottenete questa texture, vedete? Qui addirittura sono due tovaglioli sovrapposti, e questa è quella carta che vi avevo fatto vedere prima. Quello che adesso farò sarà andare a incollare sulla mia pagina. Ho scelto la ragazza seduta sul fungo, e non so se riuscite a vedere, ho già incominciato a fare le sfumature sotto al fungo, usando il distress, l'inchiostro distress, e quindi poi vi farò vedere che cosa aggiungo. Metterò degli sticker, mancano le scritte, farò in evidenza questa parte, insomma farò tutti i vari abbellimenti. Nella parte posteriore, siccome ci sono sempre un sacco di cose da ricordare, metterò questo che avete già visto, che è un mix tra i fiori e la farfalla. Ho fissato al piede con un washi tape, metterò un pochino di colla in questa parte, ho già passato i bordi con l'inchiostro, in maniera da avere una tasca in cui posso mettere dei biglietti. Scusate il rumore, ma il mio cane ha la tosse. E poi anche questa parte verrà abbellita e vedremo come. Come vedete, questa è la mia pagina incollata. Ho volutamente scelto dei tovaglioli con dei colori molto chiari perché volevo mantenere questa idea di freschezza e che si intravedessero anche sotto le scritte. Poi adesso vedremo come andrò a completarla, perché devo ancora evidenziare tutta questa parte. La parte posteriore, come potete vedere, ho sistemato la tasca e ho tagliato gli angoli perché diventa poi più semplice inserire. Adesso, tanto per darvi un'idea, posso inserire questo cartoncino, ma posso inserire anche dell'altro. La mia pagina è finita, poi adesso ve la farò vedere da vicino. Per evidenziare ho usato gli stabilo, che sono molto delicati. Non usate gli acquarelli perché sui tovaglioli non vanno bene. Ho usato dei timbri, Uniposca bianco e nero, il Versafine, il Distress, rosa e rosso, per evidenziare alcuni punti. Per farlo ho usato questo tipo di tampone, che è un po' più leggero. Ultima finitura. Il tampone. Da questa parte, anche qui, ho timbrato. Qui c'è la mia tasca. Ho messo un sticker con scritto "non dimenticare", così come qua c'è lo sticker di aprile. Per darvi un'idea della differenza, vi faccio vedere. Qui c'era l'originale e questa è la mia pagina.
che spero vi sia piaciuta. Questo è il retro, anche lui finito, e questa è la mia agenda. Spero che vi siate divertiti e soprattutto che vi sia venuta voglia di sperimentare questa tecnica con i tovaglioli. Come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanella e di iscrivervi al mio canale, così non perdete niente di quello che posto. Seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, seguitemi su Clubhouse e ci vediamo quindi alla prossima tutorial. E ora lascio lo spazio a Marta Anzolla e vediamo che cosa ci propone lei per la sua ispirazione della agenda di aprile. Ciao a tutti! Ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Siamo nel mese di aprile e oggi facciamo la pagina di ispirazione dedicata all'agenda del 2022. Ho iniziato la mia pagina di ispirazione del mese di aprile con questa tag che mi è stata regalata. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Rita Levi Montalcini. È una frase che mi è piaciuta molto e ho voluto inserirla in questo inizio del mese di aprile. Oggi ho preparato vicino a me la mia fittonia, come sempre, e questa deliziosa bambolina, questa girl che è troppo carina, che abbiamo preparato per un corso io e la mia amica Monica Maglia. E veramente ogni volta che la guardo mi ricordano i due, quindi oggi ho voluto metterla nel mio spazio di lavoro. Ho spruzzato nell'aria un po' di questo profumo dell'Aura Somma che è zaffiro blu, è una pomander che ha un profumo dolce di bosco. È un collegamento con il chakra della gola, con questo ponte tra la parte spirituale e la parte materiale, è il quinto chakra e il chakra che ha una vibrazione molto alta, è il chakra della comunicazione, comunicazione a tutti i livelli. E volevo rimanere con questa energia del blu perché ha un effetto benefico e protegge. Il chakra della gola è collegato con la responsabilità di ciò che si dice e nella responsabilità dobbiamo prestare ascolto a ciò che viene da dentro, comunicare in modo corretto, comunicare senza tenere dentro, ma anzi cercare di portare all'esterno quello che c'è dentro, ma nel modo giusto, nel modo responsabile. Inizio la mia pagina gessandola prima di tutto. Ho gessato tutta questa parte no. Asciugato il gesso, ho usato gli spray della Lindis e della Ieda, semplicemente spruzzati e lasciati poi asciugare. L'effetto è molto bello perché il gesso non è liscio, quindi crea queste increspature. Poi con i pigmenti della Magicol, questo in particolare che è molto luminoso, dà questo effetto, vedete come brilla, lo
L'ho passato proprio semplicemente con il mio solito pennello a ventaglio, l'ho spruzzato un pochino e poi con l'acqua ho lasciato che creasse queste ombreggiature. Con questi jelly roll, sì, jelly roll, uno d'oro e uno bianco, ho fatto un pochino di ghirigori, io li chiamo così, dei piccoli segni. Un po' di qua, un po' di là. Ho usato poi uno dei timbri che io uso spesso, che è un timbro che ho preso a Parigi tantissimi anni fa e mi ricorda sempre Parigi ogni volta che lo uso, quindi insomma cerco di metterlo un po' dappertutto, un po' la mia firma. Poteva mancare un pezzetto di tessuto? No, e quindi l'ho aggiunto sulla mia pagina. Poi sempre mi sono stampata un pezzettino di carta che io di solito, ve l'ho già detto, acquisto su internet, l'ho stampato e ci ho scritto aprile e l'ho incollato sulla mia pagina. In questa pagina invece ho timbrato prima di tutto la pagina con un po' di timbri, quelli che vi piacciono, sempre con il mio timbro particolare. E poi ho aggiunto questo foglio piegato, tagliato in un modo un pochino diverso, con all'interno spazio per scrivere e una taschina per inserire le vostre tag o i vostri messaggi, i vostri pensieri. Vi faccio vedere come creare questa pagina così tagliata. Io ho usato questi fogli con il coniglietto anche un pochino in onore della Pasqua, visto che nel mese di aprile c'è Pasqua e quindi ho voluto crearlo in questo modo. Lo potete fare anche proprio come idea per un biglietto pasquale, per esempio. Prendete un foglio A4 o stampato o un giornale o qualcosa che vi piace, oppure dipingetelo voi. Lo piegate a metà, ok, adesso andate a tagliarlo un po', io l'ho rimpicciolito per farlo stare su questa pagina, ma nessuno vi vieta di lasciarlo più grande se volete, o addirittura farlo più piccolino, ad esempio questo tipo di formato che è ancora più piccolo. L'ho tagliato, vedete? Dandogli questa inclinazione, ma di nuovo ognuno può usare l'inclinazione che meglio preferisce, la misura che meglio è appropriata per quello che deve fare. A me piace lasciare questa, è proprio stampata così questa carta con questo bordo di parole, ma di nuovo ognuno troverà quella che più gli è congeniale. Una volta fatto questo taglio, che è questo, vedete, all'interno, per non farlo rimanere bianco, io sono andata a incollare un altro foglio e ho inserito anche qua una piccola taschina. Molto carina questa perché ha la finestrella. E così mi ricordava un po' questa idea di guardare dalla finestra. Ho inserito queste tag e lo lascio sulla mia pagina di aprile. Questa è la mia pagina di ispirazione del mese di aprile, che parte da qua, così e così. Qui posso ancora scrivere e poi ho cominciato a creare la mia base giornaliera perché poi ovviamente avrò il mio diario. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati.